Oggi su Animalpedia condividiamo la nostra selezione di 10 razze canine indipendenti e tranquille che tendono ad avere più facilità a gestire la solitudine. Iniziamo! L'Asa Apso. Per le sue piccole dimensioni e temperamento indipendente, è una delle migliori razze canine per chi ha bisogno di trascorrere diverse ore fuori casa per far fronte ai propri impegni lavorativi e personali. Questi pelosi hanno un carattere piuttosto forte e un grande coraggio. Hanno bisogno di essere socializzati fin da cuccioli per prevenire comportamenti indesiderati associati alla territorialità e tutela delle risorse. Chow Chow. Questo è un cane da guardia storico della sua nativa Cina e ha un istinto di caccia ben sviluppato, quindi la socializzazione precoce sarà la chiave per favorire una buona convivenza con altri cani e animali in generale. Inoltre il suo carattere forte e testardo lo rende un cane relativamente difficile da addestrare, quindi è consigliato a padroni esperti. Basenji. Si distingue per un carattere indipendente ma molto attivo, richiede un buon livello di attività fisica quotidiana e stimoli mentali per mantenere un comportamento stabile. Pertanto, pur potendo essere lasciato solo in casa, il Basenji deve vivere in un ambiente arricchito di giocattoli e una buona varietà di stimoli che permetta a lui di spendere energie ed esercitare le proprie capacità cognitive e sensoriali. Sharpei. Questo cane ha un comportamento naturalmente calmo e indipendente, che facilita la gestione della solitudine e diminuisce la predisposizione a problemi legati all'ansia da separazione e al ritiro dai propri compagni umani. Come il suo connazionale Chow Chow, lo Sharpei ha un carattere forte e la sua educazione richiede molta pazienza e conoscenza. Scopri le razze tipiche di ogni paese nel video che ti lasciamo qui sulla scheda. Bassot. Il suo temperamento non è noto solo per la sua indipendenza, ma anche per una notevole testardaggine che può rendere difficile l'allenamento. Allo stesso modo, quando vengono socializzati fin dalle prime settimane ed educati al rinforzo positivo, i bassotti diventano compagni straordinari per bambini e sviluppano un'invidiabile pazienza per affrontare i loro scherzi. Chihuahua. Quando socializzato fin dalle prime settimane di vita, riceve un'alimentazione completa ed equilibrata e ha accesso alle cure essenziali per preservare il suo benessere. Diventa perfettamente in grado di gestire la solitudine quando i suoi umani non sono in casa, ma preferiscono avere la compagnia di un altro cane della stessa razza o taglia. Pechinese. Questi piccoli sono molto coraggiosi e stabiliscono un legame di estrema lealtà con i loro padroni. In effetti sono così attenti e protettivi che spesso diffidano di persone e animali strani. Pertanto, ancora una volta, la socializzazione precoce sarà la chiave per prevenire comportamenti indesiderati associati alla territorialità e alla tutela delle risorse. Shiba Inu. È considerata una delle razze canine più indipendenti e quella che gestisce al meglio la solitudine quando vive in un ambiente positivo e arricchito. È un cane indipendente che abbaia poco, giocherellone e socievole. Mantenere il suo bel mantello richiede tempo e impegno, specialmente durante periodi di muta. Allo stesso modo, l'educazione è uno degli aspetti più importanti per questa razza. Sicuramente avrai notato la loro grande somiglianza con la razza Akita Inu. Scopri cosa li rende diversi nel video che ti lasciamo qui sopra. Levriero. Il motivo per il quale includiamo i levrieri tra le razze canine che possono essere lasciate in pace è il loro temperamento naturalmente calmo e molto docile, oltre che il loro grande apprezzamento per la compagnia umana. Inoltre, perdono poco pelo e possono persino convivere con chi soffre di allergie. Tuttavia, hanno bisogno di una buona dose giornaliera di esercizio per consumare energie e mantenere un comportamento equilibrato. Cani meticci.
La straordinaria versatilità del carattere consente loro di adattarsi a un'ampia varietà di ambienti e persone con personalità e stili di vita diversi. È molto più probabile trovare un meticcio compatibile col tuo modo di essere e con tratti comportamentali che vorresti nel tuo migliore amico peloso. Ricordiamo però che nessun cane, meticcio o di razza deve essere lasciato solo per più di 7 o 8 ore, poiché tutti hanno bisogno di essere accuditi e ricevere cure adeguate per preservare la loro buona salute fisica e mentale. Inoltre devi tenere presente che un cane che rimane da solo per diverse ore ha bisogno di un ambiente arricchito dove possa esercitare e mantenere attivo il suo corpo e mente, altrimenti avrà una grande possibilità di soffrire di sintomi di stress che avranno un impatto negativo sulla salute e comportamento. Dici, di che razza è il tuo cane? Alla prossima volta, esperti!